Aveva commosso l'Italia la tragica storia del gattino leone, trovato scuoiato ad Angri, aveva lottato per la vita, sostenuto dall'amore dei volontari, senza riuscire però a vincere la malvagità, la crudeltà del suo aguzzino. A Leone, da ieri, è dedicato un gatto parco che sorgerà a fianco della chiesa di Santa Maria dei Greci a Fratte di Salerno. Quell'episodio ha suscitato talmente tanto sdegno che la sensibilità, ecco, di tutti coloro che ci tengono al creato, si è risvegliata. Ovviamente questi sono dei segnali. Per quanto a volte può sembrare isolati, possono fare cultura e quindi abbiamo bisogno veramente di segni di speranza come questo, che ci portano, come ci insegna anche attualmente il Magistero del Papa in maniera molto ferma, ci insegnano a percorrere la strada del rispetto, di una casa che è comune, di una casa nella quale se non rispettiamo quello che ci sta intorno, non rispettiamo neanche noi stessi. Chi maltratta gli animali difficilmente può avere un cuore aperto alla bontà, aperto al rispetto della persona. Questo ce lo insegna proprio Laudato Si, ce lo insegna proprio Papa Francesco. Allora l'Ufficio Cultura e Arte della Diocesi, ha voluto proprio dare valore a questa bella iniziativa che ci auguriamo appunto possa essere poi anche da spunto per incontri culturali proprio sul tema della sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente e dunque degli animali. Entrate gratuite programmate al Gatto Parco Leone, la prima area di sgambamento protetta per mici domestici. Ci si può prenotare utilizzando le pagine social del Centro per la Legalità e della Cooperativa Sociale Galad o via WhatsApp al numero 328 73 54 728. Già la prossima settimana inizieremo con la prima apertura. Divulgheremo come andrà attraverso i social, anche con video, foto, e mostreremo come ha dimostrato anche l'ASL della Lombardia, come infatti dice il primo gattoparco a Milano è nato, la qualità della vita dell'animale domestico può aumentare. Ovviamente questa è soltanto una chicca. Il discorso di sensibilizzazione sul rispetto degli animali includerà tante iniziative con il Centro per la Legalità e quindi con i ragazzini. Rispetto per l'ambiente, rispetto per gli animali, rispetto per il decoro urbano, sono tutti, diciamo, tasselli di un unico mosaico che determina se cresce o meno una società, in questo caso Salerno. Il gatto parco è un simbolo della sensibilità e dell'empatia che deve crescere verso la vita del creato in generale, quindi non solamente quella umana, ma anche e soprattutto quella animale, verso la natura tutta. Insomma, dobbiamo lavorare affinché l'empatia e la sensibilità dei più giovani e un po' di tutta la nostra comunità non scompaia soccombendo ad un eccesso di utilizzo di tecnologia mal utilizzata.